Ciao ragazzi, la vacanza è finita, ma questo sarà il primo video che vedrete. È stata una vacanza meravigliosa, forse una delle più belle della mia vita. Abbiamo visto posti meravigliosi, mare fantastico, cibo, spiagge, alberi, mare, monti. Non so se abbiamo avuto culo noi, ma ogni persona che abbiamo incontrato è stata di una cortesia e di una gentilezza infinite. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che abbiamo trovato durante il nostro percorso in Sardegna. Oggi è il 3 ottobre, ma siamo partiti il 24 settembre. Vedrete alcuni video il primo giorno in verticale, purtroppo, perché sono un idiota, mi sono dimenticato che dovevo farli orizzontali. Quindi il primo giorno, perdonatemi, ma poi cambieranno. Poi un'altra cosa è che i sardi mi sembrano molto orgogliosi della loro terra, ma allo stesso tempo non gelosi. Infatti ci hanno accolto come se fossimo parte della famiglia. Ah, in descrizione canale Twitch, Faio7, mi raccomando, e un like al video. E sono le 6 di mattina e siamo svegli da 2 ore e mezza, ma... Attention please, passenger where Christopher, passenger where... Bagagli imbarcati, imbarcati? Beh, sai qual è la cosa bella? Cosa sbagliare, tanto taglio tutto. Bagagli imbarcati, ovviamente pesavano di più del limite consentito, ma va bene lo stesso. Green Pass che non funziona, ma ci hanno fatto entrare lo stesso. Pistole nei bagagli non trovate e siamo pronti a partire. Ci vediamo a Olbia. Macchina presa dopo 88 ore, prezzo alzato di 250 euro, ma ci siamo. Ci siamo, Marinella guida, verso San Teodoro, prima tappa di oggi. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, qui c'era troppo vento, quindi vi spiego a voce adesso. Qui siamo a Calabrandinchi, che è una caletta di San Teodoro. La chiamano Tahiti perché ha la spiaggia, la sabbia che è bianca completamente e il mare che è trasparente. Vabbè che è trasparente dappertutto, però qui è proprio famoso per questo. Abbiamo cambiato spiaggia per il vento che c'era nell'altra, ci stava attaccando la sabbia e siamo venuti a Capo Coda Cavallo. Si chiama così perché? Perché? Perché la penisola è a forma di coda di cavallo e da qua riusciremo a vedere anche la Tavolara. Ragazzi, come potete vedere, il Vesuvio, bellissimo. E per voi, bagno nell'acqua congelata del capo di testa di cavallo di monte. Ho aperto gli occhi, non so perché. Ed ecco Marina. Cosa mangiamo questa sera? Mi sono già dimenticata. Ehi però! Non mi ricordo il nome della pasta. Cin. Cin. Scusa Marina, ti ricordi cosa mangiamo adesso o no? Sì, le bavette mangiatutto. Ah, e in più pane carasao, che ovviamente non può mancare. Buon appetito ragazzi, ho questi che mi aspettano, quindi vado a mangiare. Seratina
sta andando, sì. Serratina in centro del Ghero. Che cazzo dico? Serratina in centro a San Teodoro. Marina è un po' triste perché ha visto che hanno maltrattato una ragostina al ristorante. Però abbiamo mangiato bene, devo dire, Quindi perdonati. E anche bevuto un po' di mirto. Adesso siamo in giro in centro e facciamo un po' di giri, vi facciamo vedere un po' il centro e domani è una sorpresa, scoprirete domani. Ci vedrete dopo a letto forse. Forse. Ciao ragazzi. Era mia la mano. Ragazzi, è ora di darvi la buonanotte. Ci vediamo domani. Per oggi è tutto. San Teodoro è stata vista. Domani una sorpresa. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Ciao ragazzi, eccoci qua. Ora è giorno, incredibile. Stiamo andando via, questa è la nostra stanzetta tra l'altro di San Teodoro. Stiamo andando via e stiamo andando a Orosei. E niente, partiamo, ci vediamo quando siamo là. Abbiamo due spiaggette da vedere. Tra l'altro non dormiremo ad Orosei, ma dormiremo da un'altra parte. Andiamo, ciao ragazzi, a dopo. Sì, siamo ad Orosei, ma il tempo non è dei migliori. Anche il nostro amico infatti se ne sta andando. E ecco, le onde sono queste oggi. Comunque è bello il posto. Però oggi va così. C'è il sole e tanto abbiamo trovato questa nicchia per noi. Molto bella. In realtà si sta molto bene, si sta da Dio, ma che bellino. Il problema è che Marina 10 secondi fa era lì. Ma io non vorrei che avesse compiuto l'insano gesto, cosa che dubito fortemente visto che la vacanza era iniziata, però... Ah, eccole. Vabbè, come non detto, ragazzi. Per farci perdonare a tutti i video in verticale andremo a provare il kebab sardo. Solo per voi però, io lo mangerei se fosse per me chiaramente. Però andremo a mangiare il kebab sardo, tra poco vi facciamo vedere. Allora è arrivato questo che pensavo fosse più piccolo, ma ecco. Ed ecco qua il kebab sardo. È un kebab però con carne sarda e non turca. Invece Marina ha lo stesso kebab ma con il pecorino. Allora ragazzi, recensione del kebab negativo. Sarò sincero, non dico che è tutto buono, infatti non è piaciuto neanche a Marina, vero? Esatto. Purtroppo soliti errori del kebab ragazzi. Allora, la carne intanto va distribuita omogeneamente all'interno del kebab e non solo da un lato, insomma, lo sanno tutti, ma poi le salse in una piadina, non posso arrivare alla fine che è tutta molla piena di salse. Le salse devono essere all'interno, che si sposano con la carne, l'insalata, deve essere un connubio, un matrimonio perfetto. Invece non ci siamo ragazzi. A parte che avete visto, c'era grande come, non so, un baobab. E quindi sto morendo. Vabbè, adesso andiamo in un'altra caletta a spiaggia del... Non ne ho idea. Del Giglio, del Germoglio. Vabbè, dopo vi diremo. E ci vediamo dopo, ragazzi. Ginei Pro. Brava.
arrivati tramite questo passaggino segreto alla spiaggia del Ginepro. E ora bagnettino forse e ce lo facciamo, eh. Stiamo andando nel Baunei, che è il secondo borgo più bello d'Italia, secondo qualcuno, non so chi. Marina guida, se vi chiede perché guida sempre lei è perché lei ha il cash, la carta di credito, e quindi deve guidare lei. Queste sono le leggi. E andremo da zio Abel, un caro signore simpatico, di natura sconosciuta, araba, sarda, non lo sappiamo, lo scopriremo. E oggi pomeriggio era un po' ventosa la situazione, l'acqua era molto fredda, non abbiamo fatto il bagno. Ma domani dovrebbe essere come oggi, però andremo a camminare, quindi... E stasera non so dove mangeremo, vi faremo vedere. Adesso stiamo andando, ci manca ancora un'ora e un quarto. Qua la vegetazione si fa rarefatta, senti che però ci vediamo dopo. Questo ragazzi è un video sfogo, sono i momenti che non vedete perché sembra tutto rose e fiori. Abbiamo fatto 1 ora e 40 di macchina in mezzo alla nebbia in cui non ci vedevamo a distanza di un metro. E ora siamo in un bar da 40 minuti ad aspettare il padrone di casa che ci deve portare nella nostra nuova dimora, diciamo. E non sappiamo più che fine abbia fatto, non sappiamo se esista e non sappiamo se stia andando a far pascolare le bestie. Ecco. Sì, io sono ancora... la sabbia perché sono andato al mare e qua sì, insomma c'è un po' di nebbia, quindi siamo in un monte. Se vedrete un altro video vuol dire che è arrivato. Allora siamo ancora vivi, però c'è un però. Intanto dovevamo aspettarlo alle 8 in un bar, dovevamo arrivare prima, ma alle 8, perché lui ha detto alle 8, siamo arrivati alle 7.40, è arrivato alle 8.45, quindi un'ora di ritardo. Parlo piano perché probabilmente qua da queste parti mi sente perché abita sotto. Adesso io alzo le mani, però potrebbe essere con l'uso di mafia. Ha questo fare un po' strano, è venuto con la sua compagna e è venuto a prenderci, ci ha fatto strada con la macchina, ma non ci ha portati a casa. Mi ha visto che io sono in queste condizioni, in montagna, con la nebbia, io sono in ciabatte con la sabbia sui piedi, in costume ancora questa mattina. Lui mi ha detto, beh ragazzi, andiamo a prenderci un aperitivo alle 9 di sera, che io devo ancora mangiare, che sono, ho fatto 2 ore di macchina. E devo andare a fare l'aperitivo. Cosa vuoi dirgli? Lo seguiamo, mettiamo le macchine in doppia fila davanti a altre macchine che devono uscire. Diciamo, scusa, ma qua dovrebbero uscire queste macchine, è meglio che le mettiamo. Stai tranquillo, ci penso io. Tu lascila lì, se c'è qualcuno che deve protestare, protesta con me. Cosa vuoi dirmi? Abbiamo alzato le mani. Cosa volete? Abbiamo preso da bere. Lì. Prendiamo da bere, lui al cameriere, sguardi minacciosi. Finiamo di bere, ragazzi andiamo, partiamo, nessuno va a pagare. Montiamo in macchina, andiamo via. Mettetela pure qua, siamo dentro questa casa. Questa casa è tutta nostra, abbiamo pagato 30 euro, 40 euro a notte, non lo so. Non so se verrà a toglierci un rene questa notte o cosa, ma... speriamo di rimanere vivi, domani dobbiamo andare a camminare e speriamo di farcela. Ah, una cosa bisogna far vedere. Queste tende. Super trash.
Bene amici, vi lascio con questo ballo di nobili uomini e donne. Allora, prima di andare a letto, volevo anche raccontarvi dello scofiguro che ci ha intrattenuti. Alla mia domanda, a che ora arriva la nebbia, se arriva anche la mattina, visto che domani siamo qua, lui mi ha risposto a marzo. Oh, non so, poi... Pesta il gatto con la cinghia e la moglie pure, no, questo non lo sappiamo, però non abbiamo neanche mangiato perché, come sapete, è venuto a prenderci alle 10 e io ero in costume, ma vabbè, abbiamo fatto la doccia e siamo andati a letto. Domani andremo a mangiare in un posto meraviglioso e andremo a camminare in un posto molto bello, però pioverà. A domani ragazzi. Dai!